Per questa ricetta utilizzeremo soltanto una pentola. Primo ingrediente sarà il cavolfiore. Lo puliamo per bene, eliminiamo le foglie, separiamo le cimette. Ci occupiamo del porro, eliminiamo la parte finale e le foglie esterne. Tagliamo a rondelle. Il bello di questa ricetta è che oltre a sporcare pochissimo è anche economica e fa bene. E per ultime le patate. Prima le peliamo. La prima volta in vita mia che mi riesco. Infatti. Le tagliamo a cubetti. Non importa la dimensione, tanto poi le frulleremo. E ci spostiamo sui fornelli. Nella nostra unica pentola andiamo ad aggiungere un filo d'olio, aggiungiamo le patate e il porro e lasciamole rosolare per 5 minuti. Mescoliamo, aggiungiamo il cavolfiore, acqua, coperchio e aspettiamo 20 minuti. Facciamo la prova della forchetta, direi che sono pronti. Sale, pepe. Spegniamo e ora, dato che facciamo tutto in una pentola, frulliamo direttamente qua. Fino a che sarà così, bella morbida. Non ci resta che impiattare. E guardate che bella consistenza. Adesso un bel giro d'olio, pepe e per ultimo qualche fogliolina di timo. Qualche crostino. E finalmente assaggiamo.